Questo è il formaggio vegano più criticato del momento. È questo cremoso vegano di Vemondo, si trovava a Lidl durante la settimana vegana e dovrebbe essere una sorta di brie. Le mie aspettative a riguardo sono veramente basse, perché credetemi, ne hanno parlato tutti malissimo. E allora perché l'ho preso? Perché, boh, forse sono stupida, non lo so, andiamo a provarlo. Si presenta in questo modo, al taglio risulta molto morbido all'interno con una crosticina un pochino più duretta all'esterno. Per ora come consistenza direi che non ci siamo, è tipo un po' gommosino e l'odore è totalmente inesistente. Oh raga, onestamente dai formaggi di Lidl io non è che mi aspetti sempre un granché. Lidl, ti voglio bene, ma sui formaggi dovremmo impegnarci un po' di più. Comunque, assaggiamo. Posso dire, mi aspettavo molto peggio da ciò che avevo sentito. Più che altro non sa di molto, cioè non sa proprio di niente. Sì, ok, è salatino, magari messo in un panino nelle cose, può avere senso, mangiato così, non molto. Però sapete che con un pochino più di impegno potrebbe essere un buon formaggio questo? Però che criticone, raga, dai, non è così male secondo me. Assaggiamolo con una vista carina alle spalle. No, ok, continua a sapere di poco e ho il sole in faccia, rientriamo. Ora che ci vedo di nuovo facciamo le nostre conclusioni finali. Secondo me non è così male, cioè ho assaggiato formaggi vegani, soprattutto di Lidl, molto peggiore di questo. Non direi che proprio mi ricorda il brie, però potrebbe essere un cugino molto 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 lontano. Lo ricomprerei? Onestamente sì, secondo me su una pizza in un panino fa la sua bella figura. Voto finale 6. 6 perché apprezzo l'impegno, apprezzo l'idea, c'è un ampio argine di miglioramento e ho mangiato cose peggiori, quindi 6. Ovviamente se l'avete già provato fatemi sapere cosa ne pensate. Piccolo consiglio, non fidatevi troppo del mio giudizio. Cioè io sono un po' un bidone dell'umido, mi mangerei anche i tavoli, quindi vabbè, non faccio testo.